dell'ICAS, l'Intergruppo Cultura, Arte e Sport, che presento anche come Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Oggi presentiamo un'altra bellissima iniziativa che va a patrocinare una bella mostra di Anna Cerofolini dal titolo Recherche, ovviamente ispirata a suggestioni prussiane, e con la curatrice Giorgiana Ionesco qui alla mia sinistra e l'artista Anna Cerofolini qui alla mia destra. E porto, come ormai è consuetudine, invece del semplice patrocinio, porto gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura, che ho l'onore di rappresentare appunto, e come devo dire che come intergruppo ormai abbiamo dato vita a un palinsesto che è uscito da Palazzo Valdina, sede naturale degli eventi della Camera, e in questo caso va a coinvolgere un'altra struttura meravigliosa, una delle più belle in Italia, che è la Biblioteca Angelica, con la sua galleria contemporanea direttamente su Piazza Sant'Agostino, dove appunto dal 2 all'8 ottobre ci sarà la mostra di Anna Cerofolini. Io penso che tra tutti gli artisti dell'ICAS che in questi anni hanno fatto mostre all'interno di Palazzo Valdina, anche Anna Cerofolini ha avuto una sua personale a Palazzo Valdina, devo dire che Cerofolini è sicuramente tra le più raffinate e anche innovative nella tecnica e nella sinestesia dei suoi personaggi, che sono in genere personaggi letterari e che lei riesce a rappresentare con quelli che sono con quello che è il loro immaginario. Quindi sulla tela non c'è soltanto il personaggio, peraltro ritratto in maniera mirabile, ma tutto quello che fa parte dell'immaginario di un artista, che poi porta l'artista a essere pittore, scultore, scrittore, e che dà vita attraverso la sua arte a questa rappresentazione della sua essenza. Io credo che questo tema, il tema della ricerca del tempo perduto, tipicamente prustiana, sia un altro tema molto raffinato, non a caso trattato da Cerofolini, ma lascio ovviamente alla curatrice sviluppare con le tradizionali interviste che facciamo svolgere qui a margine della conferenza stampa i temi principali. Chiudo con una citazione di Proust, immancabile: l'unico vero viaggio, l'unico bagno di giovinezza sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi, vedere l'universo con gli occhi di un altro, di 100 altri, vedere i 100 universi che ciascuno vede, che ciascuno è. L'arte è questo, vedere il mondo con gli occhi di un altro e di mille altri. Io vi ringrazio, lascio ora la parola a Giorgiana Ionescu, che è curatrice della mostra e che appunto proseguirà questa conferenza con un'intervista ad Anna Cerofolini, che saluto e ringrazio sempre per essere con noi in queste splendide iniziative. E ripeto, dal 2 all'8 ottobre, Piazza Sant'Agostino, Anna Cerofolini, la Recherche, a cura di Giorgiana Ionescu. Grazie Presidente, grazie Anna per questa possibilità che mi hai dato, ne sono lusingata. E, io, come il Presidente Mollicone ha chiuso con una citazione di Proust, vorrei iniziare con una citazione di Proust che dice che il futuro abita in noi senza che lo sappiamo. E proprio perché Proust di solito il futuro non lo considera più di tanto, è una delle poche volte anzi che parla del futuro. Per lui il futuro è contemplato più che altro come infinito, come tempo che si ricrea, ed è proprio quello che troverete nella esposizione che inaugurerà lunedì alle ore 19, lunedì 2 alle ore 19 alla Galleria Angelica. E, oltre alle tele grandi che troverete in esposizione, ci sarà un'installazione che vi invito assolutamente a venire a vedere, che è ancora più suggestiva, è ancora più in qualche maniera Anna Cerofolini cerca di ricreare con il linguaggio pittorico quello che Proust ha creato, perché lo sappiamo tutti che per quanto lo riguarda si parla sempre di una sua propria lingua.
e credo che Anna con questa mostra sia riuscita a trasporre nella pittura quello che Proust ha fatto attraverso il suo linguaggio. Grazie Anna, e magari se vuoi dire qualche parola, dopodiché io avrei un po' di domande per te, sì, perché sono curiosa. Aggiungo soltanto brevemente a quello che tu hai detto in maniera molto ben legata poi alla mia idea pittorica riguardo a Proust, che tutto nasce molto dall'idea che lui ha quando identifica i musei o i luoghi legati all'arte, all'esposizione dell'arte, come dei luoghi che contengono pensieri. Ecco, diciamo che la mia pittura è sviluppata tutta in questo modo, cioè è una pittura che negli strati di colore assorbe dei pensieri che si sono formati in me attraverso la memoria di ciò che ho letto, e quindi questi strati di colore contengono in qualche modo la memoria di me stessa, che è stata creata dal sentire degli altri. E questo me l'ha insegnato assolutamente il leggere la recherche a fine del liceo. E aggiungo un'altra cosa molto breve, è che osservando Proust, io amo molto il racconto che gli scrittori fanno dei pittori, soprattutto gli scrittori che non si occupano di arte, diciamo, in maniera canonica. E lui, guardando le opere di Vermeer, riflette sulla sua scrittura e dice: è così che avrei dovuto dipingere, spalmando più strati di colore, le mie parole, le mie pagine sono secche. E questa metafora mi spinge sempre a sperare che i miei strati di colore possano diventare nutriti sempre di più dall'opera dei grandi del passato. Sicuramente lo sarà. Infatti aggiungo allora, mi ricollego a quello che hai detto tu, che comunque c'è un'attesa poi nel tuo lavoro, perché tu, usando comunque i colori acrilici, devi aspettare tra uno strato di colore e l'altro, devi aspettare che si asciughino, sì. non si lavora come con gli altri colori, e quindi anche questa attesa che è continua è una cosa che ti avvicina ancora di più a Proust. Sì, perché è un'attesa che ti fa riflettere sulla tua memoria, e è anche una memoria che si crea nel momento stesso in cui tu stai lavorando, posando quel colore, e quindi è una memoria in essere. E mi piace molto che la mostra si sviluppi alla Biblioteca Angelica, nella galleria della Biblioteca Angelica, perché è Piazza Sant'Agostino, e mi piace molto l'idea di poter unire queste due figure fondamentali per me, che sono Proust e Agostino, perché Agostino è un altro ricercatore del tempo perduto, e infatti lui dice: la mia infanzia è morta, ma io sono ancora vivo. E unirli in qualche modo mi sembra una quadratura del cerchio, ecco. Bene, allora comincio con le mie sì. domande, così in quanto tutti sappiamo che quella che ha influenzato di più il percorso artistico di Proust è stata la nonna materna, Adèle Bernecastel, mi chiedevo, nella vita di Anna Cerofolini c'è una figura come quella della nonna materna di Proust che ha influenzato il tuo percorso? Allora, non mi dilungo molto perché sono argomenti un po' così, però sicuramente mia madre, e è un qualcosa molto legato alla lettura. Per lei la lettura era un elemento fondamentale, mi ha traslato questa cosa e questa riporto in questa mostra. Bellissimo. E visto anche che lui era un assiduo frequentatore dei musei, però tu hai cominciato con una sua frase, e lui però a casa sua sulle pareti aveva scelto proprio di non appendere niente.
mi chiedevo, le pareti di casa tua come sono? Tu appendi eventualmente delle altre opere d'arte o le tue? Allora, sì, in parte, nel senso che spesso, allora, la mia casa non aveva nessun mio quadro appeso. Poi la persona che è più vicina a me ha deciso di fare in modo che invece questi quadri iniziassero a occupare questi spazi. E devo dire che un po' mi segna vederli, però al contempo forse mi spinge anche a rifare questo lavoro sulla memoria, averli lì. E oltre questo ci sono tantissimi libri sulle mie pareti, e è l'altro elemento fondamentale che del mio sono lavoro. Delle opere d'arte. Sì, devo dire che mi ha fatto venire in mente un racconto di Cocteau bellissimo che fa di Proust, perché quando lo andava a trovare, lui poi, avendo quelle problematiche così forti di salute, di asma, ovviamente aveva queste pareti foderate di sughero o comunque di altri elementi, adesso non ricordo bene, e soprattutto aveva come diciamo così, prima di poter accedere, questa donna che lo aiutava nella casa, e la domanda che faceva era tipica ed era: signor Cocteau, è sicuro di non aver incontrato qualche donna che ha sentito l'odore di una rosa? Che è una memoria stupenda, insomma, di come poi dovevano essere preservati questi luoghi in cui lui viveva. Esatto. E visto che comunque in qualche maniera a me la risposta è arrivata, ti chiedo solo una conferma, perché per quanto mi riguarda, sapendo di te che sei principalmente anche una ritrattista, a me le tue opere, che tutti quanti vedrete lunedì, hanno dato l'impressione che tu abbia cercato quasi di ritrarre il tempo in queste opere. E in un certo senso catturarlo, o mi puoi confermare questa Sì, sensazione? è così e spero di averlo fatto non in maniera chiara, perché questo sarebbe un po' presuntuoso, ma spero di averlo fatto in maniera profonda. Ci sono delle tele che raccontano delle presenze che mutano attraverso stratificazioni di colore diverse tra loro. E che si dilatano sulle stesse figure. E poi ci sono delle figure multiple, delle figure singole, degli elementi, dei frammenti di esistenze andate. Basta, non vi svegliamo altro, così lunedì 2 vi ricordo alle ore 19 alla Galleria della Biblioteca Angelica. Vi aspettiamo tutti quanti. Vi ringraziamo per averci Giorgiana. Io seguite. Grazie, ringrazio te del grazie supporto, ringrazio Federico, ringrazio voi tutti. Anna. Grazie, arrivederci.